Buongiorno, oggi non c'è una parola del giorno, ma c'è un quadro della situazione. Sarò anche lungo, vi prego di avere pazienza. Cominciamo comunque dal quadro sanitario. In Lombardia c'è in questo momento un'impennata di contagi, di ricoveri e di terapie intensive. È un fatto generalizzato, in alcune aree, tipo la città metropolitana di Milano, più grave. Non è così in tre province, Brescia, Bergamo e Cremona. Sapete perché? È facile da comprendere. Perché hanno già pagato un grande prezzo a marzo-aprile, si è sviluppato una sorta di immunità e non mi esprimo in maniera volutamente, in maniera più scientifica, ma questa è la realtà che ci dicono i medici. E ciò mi porta al fatto che io immediatamente penso che questo prezzo non può essere pagato da Milano. E un altro punto, sempre sulla situazione sanitaria, che mi ricorda il professor Remuzzi, l'ho sentito un'ora fa, e mi dice che ad oggi dei 36.000 morti in Italia per Covid, 33.000 sono over 65. Ora, è vero che i contagi stanno toccando anche i più giovani, ma quella è la fascia delicata, quindi un invito a tutti noi. Proteggiamoli e a loro state in casa. In questo momento è assolutamente vitale. Veniamo un po' alle misure di cui si è parlato ieri, a questa ipotesi che sta diventando un'ordinanza della Regione Lombardia di chiudere le città, i centri dalle 23 alle 5 di mattina. E parlerò anche di quello che noi stiamo facendo sui trasporti, posto che molte delle risposte sui social sono stati sì, ci chiede dei sacrifici, ma voi cosa state facendo sui trasporti? Non voglio scappare a nessuna domanda e ovviamente a nessuna critica. Perché si è pensato a quella misura? Guardate, non è un pensiero originale, non è un'invenzione originale. Vi leggo cosa sta succedendo nelle città europee. Parigi, lockdown dalle 21 alle 6 per un mese. Barcellona, chiusura esercizi commerciali per 15 giorni. Londra, chiusura di bar e pub tutto il giorno e i ristoranti chiudono alle 10. Bruxelles, chiusura esercizi commerciali anche di giorno. Berlino e Francoforte, locali chiusi dalle 23. Quindi non è un'idea folle. È chiaro che va a toccare, a colpire una fascia del commercio e io mi sto sgolando con il governo per far sì che questa fascia in particolare in questo momento sia tutelata e sia aiutata, ma stiamo proponendo qualcosa che in questo momento stanno proponendo le città europee, perché le città sono tendenzialmente a rischio di focolaio in questo momento. Però veniamo alle vostre critiche, veniamo in particolare al tema dei trasporti. È questione molto dibattuta, ripeto, molto criticata. Io voglio cercare però tecnicamente di spiegare cosa stiamo facendo e cosa possiamo fare, parlando di metropolitane, di mezzi superficie e di area B e C. Metropolitane, guardate, qui treni in più non è possibile averne, nel senso che dal momento in cui si fa un ordine, al momento in cui un treno è attivo, passano 3 anni e questa è la realtà. Potremmo fare una cosa diversa. Ritorniamo al sistema dei bollini rossi di marzo-aprile. Il sistema dei bollini rossi portava a una capacità massima rispetto al totale teorico del 25%. Oggi la legge dice 80%, in realtà noi stiamo trasportando il 55%. Quindi ritornare a marzo-aprile si può, vuol dire che una persona su due che oggi prende la metropolitana non può prenderla e quindi va riadeguato la vita della città, scuole, uffici, aziende, ogni cosa. E vi dico, qui non si tratta di essere ideologici, qualcuno ha stigmatizzato tempo addietro le mie parole, certamente improprie, sullo smart working, ma quello che io dicevo allora. Il torniamo in ufficio di giugno a luglio era perché vedevo una finestra di possibilità. E infatti ci siamo fatte le nostre vacanze, ci siamo fatti la nostra vita. Ma ora sono il primo a riportare i dipendenti del comune
a lavorare da remoto. Quindi qui non c'è ideologia, c'è interpretazione del momento, perché sarà una battaglia lunga, a momenti va interpretata. Mezzi di superficie, lì sì, avevamo un po' di mezzi vecchi che tenevamo di scorta, che non ritenevamo adeguati, li abbiamo messi tutti in superficie. Oggi abbiamo potenziato il servizio di un 10-15%, abbiamo chiesto ai nostri dipendenti di fare straordinari e più di così tecnicamente di nuovo non si può fare. Area B e area C, non voglio essere ideologico, lo dicevo, area B, avevamo pensato di riattivarla per il tema ovviamente di ambiente e inquinamento. Se le situazioni stanno così, ho dato mandato ai miei uffici di rispegnerla, mentre sono perplesso sull'utilità di cancellare l'area C. Qualcuno lo chiede anche politicamente, magari anche strumentalizzando, se la gente entra in macchina in centro, poi la questione è anche dove le macchine vengono messe, e ci sarebbero una serie di altre questioni. Vi dico tutto questo perché, guardate, io sono verso la fine del mio mandato. Ecco, per me in questo momento l'idea del consenso, del futuro, conta zero. Per me in questo momento conta una sola cosa: il bene della mia città, l'amore mio per la mia città, la protezione dei miei cittadini, e io farò quello che devo fare per far sì che Milano sia protetta. Questo è lo spirito che mi sta guidando e che mi guiderà. Buona giornata a tutti voi.